è un sogno di pasta quello che vi proporrò oggi. A volte sono gli accostamenti più bizzarri a creare armonie di sapori inaspettati. È il caso di questa pasta con zucchine e alici ricoperte da una croccante panura aromatica. È un piatto adatto a tutte le stagioni e in tutte quelle occasioni in cui ci si vuole regalare un momento di assoluta squisitezza. Una ricettina economica e molto facile. Oggi la preparerò per voi, ma prima di cominciare, se il video sarà di vostro gradimento, mettete un like e iscrivetevi al mio canale. Siete pronti? Incominciamo! Per 6 belle porzioni di pasta con zucchine e alici avremo bisogno dei seguenti ingredienti: 6 zucchine romanesche, un vasetto di alici sott'olio, 500 g di rotelle o altra pasta corta a piacere, aglio in granuli disidratato, 2 pacchetti di crackers, 50 g di burro più una noce, vino bianco quanto basta, prezzemolo tritato quanto basta, olio extravergine d'oliva quanto basta, del sale grosso, sale fino e pepe nero quanto basta. Metto l'acqua a scaldare per la pasta, porterò a ebollizione, dopodiché aggiungerò il sale grosso e la pasta. Taglio a rondelle le zucchine dello stesso spessore. In una larga padella, adesso unisco un po' di olio, una noce di burro, le alici, poi il vino bianco. Adesso unisco le zucchine, condisco con aglio, sale, un po' di pepe. E lascio cuocere tutto per circa 10 minuti a fiamma media. Con un batticarne, delicatamente, romperò i crackers direttamente all'interno della busta. In un padellino metterò del burro, un pochino di olio delle alici, magari anche qualche alice, perché no? E poi i nostri crackers. Farò riscaldare e sarà pronta, pronta per essere distribuita sulla nostra pasta. Fra poco sarà il momento di lessare le nostre rotelline. Prima metteremo il sale grosso, poi le rotelline, poi darò una girata, chiuderò il coperchio e spegnerò il fuoco. Farò così un tipo di cottura molto molto più leggera, in quanto l'acqua cuocerà le rotelline ma non produrrà altro calcare. È una tecnica che si può ottenere soltanto con questo tipo di pentole che hanno il doppio fondo di acciaio. Adesso riprendiamo la nostra padella, la mettiamo sul fuoco. Le nostre rotelline nel frattempo sono quasi cotte, le faremo un pochino insaporire e magari aggiungeremo un po' di acqua di cottura. E quale sarà il nostro ingrediente segreto? Metteremo del prezzemolo a fine cottura e andiamo a impiattare. E infine distribuiamo la nostra panure aromatica.
se poteste sentire il profumo che sento io e ascoltare la vocina di queste rotelline che dicono «mangiami, mangiami!» La consistenza della pasta di grano duro, la dolcezza delle zucchine, la sapidità marina delle alici, la freschezza del prezzemolo, la croccantezza della panure. Che festa di sapori in un'unica combinazione! Grazie per essere arrivati fin qui e arrivederci a presto per una nuova ricetta in musica.